Carde Antonio. Presente. Airo Maria. Presente. Campa Giovanni. Presente. Agnelli Piera. Presente. Dannese Giuseppe. Sì. Grassi Piera. Sì. Padrono Mattia. Sì. Vergine Alfredo. Sì. Zaccaria Claudio. No. Assente. Gabriello Angela. Presente. Airo Armando. Presente. Vannini Cosimo. Presente. Nisi Donato assente. Sì, buonasera a tutti. Prima di iniziare il Consiglio Comunale volevo chiedere alla maggioranza e all'opposizione, alla minoranza, se non ci sono problemi per farlo aperto al pubblico questo Consiglio Comunale, per dare la possibilità a tutti quanti di poter dire il proprio pensiero riguardo a questo tema molto ma molto importante. Mi ero già sentito con la capogruppo, la quale mi aveva già dato l'ok, pertanto avviso anche i cittadini che chiunque può prendere la parola, visto il delicato problema che andremo a discutere. Noi questa sera ci ritroviamo ancora una volta a parlare di discarica. Discarica Vergine. Guardate, sembra come se il nostro territorio ha subito una iettatura per quanto riguarda queste discariche, perché ci guardiamo intorno e la nostra provincia è diciamo, circondata da discariche. Quindi con l'apertura della discarica Vergine, qualora speriamo non accadesse mai, non accada mai, no? Ci ritroveremo chiusi in giro con discariche di rottaglie, statte e quant'altro, per non parlare del grande bubone che è il grande siderurgico. Mentre in tutta Europa, in Italia, si parla di green, si parla di impianti fotovoltaici, di auto elettriche, noi continuiamo a discutere di ambiente nella versione brutta dell'ambiente. Una battaglia che, guardate, Mimmo Sgobba, che è presente, è iniziata lui insieme a tanti altri, tanti anni fa, noi abbiamo continuato, perché non è questa sera, perché i comuni di Faggiano, Lizzano, Monteparano, Fragagnano, San Giorgio, Carosino, siamo stati tante altre volte impegnati nel scrivere a province e regioni di quello che era discarica Vergine. Questa sera ci ritroviamo ancora una volta a parlare di discarica Vergine. Naturalmente il nostro è un no fermo alla riapertura di questa discarica. Uno, perché abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo pensato, programmato al futuro di questa comunità, ma non solo di questa, perché noi, a me soprattutto piace, quando parlo di comunità, parlo della comunità a 360 gradi, parlo della nostra provincia, perché oggi, come sapete bene, capite bene, non si può parlare solo della nostra comunità, oggi si guarda il territorio a 360 gradi. Quindi noi abbiamo fatto degli investimenti che riguardano il Dosso Collinare, dove già stiamo raccogliendo qualche frutto, abbiamo ottenuto un finanziamento di 30.000 euro per metterci tipo una palestra all'aperto. Stiamo facendo un progetto, abbiamo già dato incarico a dei professionisti per redigere un progetto che guarda all'ambiente, che guarda alle passeggiate, alle biciclette, che guarda alle arrampicate, a un parcheggio per camper, cioè tu lavori per tutto questo, quello che è il benessere della nostra società, e poi ti affacci dall'altra parte e vedi un obbrobrio. Quindi ecco perché, quando sono stato invitato dal comitato, non abbiamo esitato un attimo ad affermare la nostra contrarietà, e forse siamo il primo comune nella provincia che questa sera fa questo consiglio comunale per dire no fortemente alla discarica. Quindi io stasera ho voluto farlo aperto il Consiglio Comunale, proprio perché è importante che tutti quanti, la comunità, possa esprimere il proprio dissenso nei confronti di questo obbrobrio che si sta ancora una volta perpetrando per il nostro territorio. Prima di passare la parola al Vice Sindaco, vorrei leggere una nota che mi ha fatto arrivare il parroco di Faggiano, che ha postato su Facebook, anche lui come comunità parrocchiale molto molto attento e molto preoccupato a queste vicissitudini. La leggo per intero, per come l'ha scritta Don Francesco. Lui fa un riferimento al Laudato Si di Papa Francesco, e poi fa un suo intervento dove dice: la comunità parrocchiale
si pone in ascolto e studio della situazione verificatosi in seguito alla questione inerente alla discarica, sita incontrata Vergine, incoraggiando gli enti coinvolti, le associazioni e i semplici cittadini nella ricerca del bene comune, nel rispetto della terra molto spesso maltrattata da una società che in nome del profitto non guarda in faccia a nessuno, persone, animali e ambiente. Allo stesso tempo invita ciascuno a sentirsi responsabile della terra di cui non siamo padroni, ma ci è stata affidata per prendercene cura. Non restiamo indifferenti, è casa nostra. Allo stesso tempo noi siamo solo contrapposizione ideologica, ma costruttiva, fatta di proposte, confronto e dialogo. Mi sta a cuore, sia il motto di ciascuno di noi verso la gente e la creazione. Don Francesco Santoro. Passo la parola al vice sindaco Piera Pragnelli. Stasera ci troviamo insieme per sostenere la nostra posizione del no alla riapertura della discarica Vergine. Sono stati tanti gli interventi, gli incontri che si sono tenuti negli anni per questa discarica, per questa annosa questione della discarica Vergine, e tanti sono stati gli atti che si sono succeduti. Adesso è tornata di nuovo in auge questa annosa questione per via del rinnovo della richiesta di autorizzazione integrata ambientale AIA che la LUTUM ha presentato all'ottobre scorso. E grazie a queste iniziative che tutti i consigli comunali stanno intraprendendo, del versante ionico, grazie a un'iniziativa che i circoli del PD hanno intrapreso. Abbiamo qui il nostro segretario comunale, segretario della sezione del PD del comune di Faggiano, Michele Vergine, che dirige questa azione, questa forte azione politica nei confronti del no, la nostra ferma posizione contro la riapertura della discarica Vergine. Come diceva il sindaco, anche noi siamo legati a questa annosa questione. La discarica ci coinvolge tutto questo versante dei comuni, è vicino a noi, subiamo ancora una volta questo impatto ambientale negativo. Noi che abbiamo deciso di investire nella pineta, noi che abbiamo questo polmone verde, alle spalle dovremo subire poi quest'onta di un deturpamento ambientale che è la discarica. Abbiamo già dato, diceva il sindaco, no? Con il mostro del siderurgico, ma sono tante le altre discariche che insistono nel nostro territorio, non solo quelle dove i comuni conferiscono, ma anche la discarica chiusa di Fragagnano, quella di Grottaglie, quella dei rifiuti pericolosi a Statte. Quindi a questo si aggiunge un altro pugno negli occhi che è questa discarica, che rappresenta rappresentato da questa discarica Vergine. Quindi anziché investire in turismo e nell'ambiente, noi che godiamo di questa litoranea, della costa, delle attività produttive e potremmo godere di queste attività imprenditoriali, purtroppo torniamo a parlare di discarica e di inquinamento che ne consegue. Ma facciamo un po' un excursus di quella che è stata la storia di questa discarica, che tutti comunemente chiamiamo la ex discarica Vergine. La discarica Vergine, all'inizio erano due, no? La discarica sita in località Mendole e quella in località Palombara. Quella Mendole è chiusa e quella località Palombara invece è sottoposta a sequestro dal 2014. Ha operato dal 2008 al 2014 sotto, insomma, la vecchia proprietà, che era appunto quella della Vergine, e poi è stata posta sotto sequestro nel 2014 e ancora sono pendenti, ci sono stati due processi penali, di cui uno ancora pendente. Uno si è chiuso purtroppo con nulla di fatto, nonostante ci siano state delle condanne in primo grado. Il secondo, quello più importante, quello per disastro ambientale, è ancora aperto. Processo penale in cui il nostro comune si è costituito parte civile, così come i comuni limitrofi di Fragagnano e Monteparano e la provincia di Taranto, la stessa provincia di Taranto che oggi è chiamata a attuare il procedimento amministrativo sull'autorizzazione ambientale integrata. E che cosa è successo?
È successo che questa discarica di rifiuti non pericolosi ha operato dal 2008 al 2014. Sono stati tanti gli interventi anche grazie ai comitati di cittadini che si sono costituiti. Ricordiamo l'importanza anche del comitato di Attiva Lizzano, che fa parte, è stato il promotore di questa lotta. E sono stati più volte rilevati il superamento del limite del CSC, quindi dell'inquinamento delle falde dovuta a questa discarica. Più volte sono state segnalate gli abusi perpetrati da questa discarica, i danni quindi dell'ambiente e gli impatti d'origine inquinanti, no? Sono state fatte anche tante relazioni da medici circa l'impatto sulla salute che questa discarica ha avuto sui bambini e anche si sono osservate delle forme particolari, gravi e particolari di malattie sui bambini, malattie rare. Pertanto da sempre anche l'ARPA si è occupata dell'impatto che questa discarica ha avuto sull'ambiente, sul superamento dei limiti, sul superamento della produzione dei gas, però la discarica nel frattempo ha continuato la propria attività. Addirittura la discarica era stata data l'autorizzazione integrata sia per il trattamento che quella di discarica, ma nel tempo ha operato solo come discarica e non anche per il trattamento dei rifiuti con un impianto di inertizzazione che avrebbe permesso di un po' vanificare gli effetti negativi dell'inquinamento e con delle azioni correttive da mettere in campo per lo smaltimento dei rifiuti avrebbe in qualche modo cercato di recuperare gli effetti negativi. Questo non è avvenuto, ha agito solo come discarica e quindi non come impianto di trattamento, pertanto l'impatto inquinante è stato anche superiore. La discarica viene sequestrata nel 2014, è una discarica in cui esiste anche una cava di tufi che nel frattempo insomma, è stata proseguita l'attività estrattiva eventualmente utile al recupero poi dello spazio che sarebbe poi sarebbe stato destinato a essere utilizzato come vasca. E questa attività è stata iniziata grazie a una VIA, una valutazione di impatto ambientale, che è stata chiesta e autorizzata nel 2005. Quindi tutto ha inizio nel 2005, la valutazione di questa discarica è stata fatta con i crismi, con le norme e gli aspetti, l'impatto ambientale che c'era nel 2005. Naturalmente le cose sono cambiate. Nel frattempo questa discarica interviene sia la regione che il comune di Taranto che stanziano delle somme dopo che questa discarica è stata chiusa perché potesse essere bonificata, così come è avvenuto per il comune di Troia a cui la regione ha destinato dei soldi pubblici, dei soldi della regione per bonificare il sito, ripulire, perché immaginate anche quello che può avvenire dopo che è stato usato il sito come discarica, no? Quindi percolato, l'inquinamento delle falde, la contaminazione delle zone vicine. Quindi erano stati destinati, stanziati dei soldi pubblici sia da parte della regione che da parte del comune di Taranto, era stata fatta addirittura una variazione di bilancio, quasi 3 milioni dalla regione, 1 milione dal comune di Taranto perché questa zona potesse essere bonificata. Quindi insomma un buon risultato per noi che avremmo potuto guadagnare da questa azione politica. Ma qui interviene l'iniziativa del privato, interviene la società Lutum che decide di propria iniziativa di destinare le proprie risorse finanziarie per la bonifica al posto dell'ente pubblico. Quindi insomma un benefattore che mette a disposizione queste ingenti somme per finalità di bonifica, quasi insomma una manna dal cielo. Ovviamente l'ente pubblico, ovviamente è un po' ironico,
ritira questi fondi e la bonifica dovrebbe spettare a questo soggetto privato. Quindi mi fa strano, fa specie, no? Come sia possibile che un imprenditore che vive dalla propria attività imprenditoriale nel settore rifiuti possa dedicarsi alla bonifica, alla pulizia, all'impatto ambientale che questa discarica dava. Pertanto la proprietà di un sito posto sotto sequestro passa dalla discarica Vergine SRL alla Lutum. Nel frattempo, inoltre, nel 2017 anche la stessa provincia dichiara con un'ordinanza che era a seguito dei notevoli rilievi ARPA, erano stati superati i limiti di CSC, che è un riferimento ambientale che delimita che l'inquinamento è alto, quindi sono stati superati determinati limiti, quindi il sito è stato ritenuto inquinante, pericoloso, e quindi la vecchia proprietà Vergine viene intimato a mettere in sicurezza la discarica, quindi non a bonificare, a mettere in sicurezza, perché poi la bonifica avrebbe dovuto provvedere l'ente pubblico, poi passata in capo al privato. Quindi la vecchia proprietà viene intimata a mettere in sicurezza il sito, ad intraprendere tutte le azioni correttive che avrebbero potuto riportare il sito a un livello simile normale, ma tutto questo nel frattempo ancora questa ordinanza è stata disattesa. Lo stesso proponente dell'AIA dichiara di non aver messo in campo ancora tutte le azioni di messa in sicurezza, però ad ottobre 2022, e la data è veramente peculiare e originale, perché il 27 ottobre 2022 la Lutum presenta l'autorizzazione integrata ambientale e chiede la riattivazione dell'autorizzazione per la riapertura della discarica. Dal 27 ottobre all'8 novembre entra in vigore la nuova legge regionale che disciplina le deleghe della regione agli enti locali per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali e la valutazione ambientale. Quindi, per intenderci, prima dell'apertura di una discarica si effettua una VIA, una valutazione di impatto ambientale, e si valuta se sia il caso di aprire o no questa discarica. La nostra VIA risale al 2005, dal 2005 ad oggi sono cambiate, è cambiato l'assetto normativo, è cambiato l'assetto ambientale, la Lutum però decide di riaprire, di riattivare l'autorizzazione ambientale saltando il passaggio propedeutico della VIA, perché ritiene che sia ancora valida la VIA del 2005. Più comitati hanno cercato di smentire questa sua ipotesi ed è singolare come la sua richiesta sia intervenuta a pochi giorni dalla variazione normativa. A novembre entra in vigore la nuova legge regionale che sancisce un diverso assetto sul conferimento delle deleghe, dove la competenza è regionale, la competenza ambientale del Ministero in alcuni assetti viene data alla Regione, e poi la Regione può decidere di delegare altri enti locali come la Provincia. A novembre entra in vigore la nuova legge regionale 26 che sostituisce la 11, e quindi ora in questo caso la valutazione è in capo alla Regione, invece la Lutum sta continuando a seguire la vecchia strada della Provincia dicendo la mia via è ancora valida e pertanto chiede che si riattivi l'autorizzazione all'apertura della discarica. Però la via non è un documento che dura in eterno, ma è stato dimostrato come la via all'epoca, quando è stata chiesta nel 2005, era in vigore la vecchia legge regionale che la faceva durare 3 anni, quindi è scaduta nel 2008. E si cambia l'assetto normativo, è cambiato l'assetto normativo, perché nel frattempo, nel 2005, non c'era la forte attenzione che oggi viene destinata all'ambiente. Oggi l'opinione pubblica e il legislatore è molto indirizzato all'attenzione alla tutela dell'ambiente, tant'è vero che è stata sostituita la Carta Costituzionale, che all'articolo 9 non tutela solo
i beni patrimoniali, il paesaggio, ma tutela l'ambiente e tutela anche l'ambiente, il paesaggio e anche l'iniziativa privata che è sancita all'articolo 41. L'articolo 41 dell'iniziativa privata, che poi è quella che permette insomma agli imprenditori di esercitare la propria attività, anche questo articolo è stato sostituito, è stato cambiato, modificato dal legislatore, e dice sì, tu puoi effettuare l'iniziativa privata purché non vada a ledere la salute e l'incolumità del bene pubblico. E dicevo, l'articolo 9 viene tutelato l'ambiente per le future generazioni, perché possiamo lasciare alle future generazioni un mondo, si dice, migliore. Quindi il legislatore è stato più attento rispetto al 2005, quella via ormai è superata, non fa altro perché è scaduta, ma anche perché oggi, siamo nel 2023, l'attenzione verso l'ambiente è più forte. Il legislatore ha cambiato la carta costituzionale, nel 2006 è stato introdotto il testo unico ambientale, e la legge regionale di cui parlavo prima è entrata in vigore l'anno scorso, quindi ha sostituito quella vecchia e dice che adesso la competenza non è più in mano alla provincia ma in mano alla regione. Pertanto cambia un po' l'assetto normativo, ma anche insomma dopo 18 anni anche il nostro territorio si è evoluto. E la stessa autorizzazione che è stata richiesta è cambiata. Prima si parlava di una portata di rifiuti pari a 300 tonnellate al giorno, oggi la nuova autorizzazione parla di 1300 tonnellate al giorno, quindi si passa da ipotetici 40 camion di rifiuti che fanno vai e vieni a questa discarica per conferire rifiuti, 40 camion al giorno, si passa a 140 camion al giorno, quindi il carico, la portata, la capacità di questa discarica è aumentata di 4 volte. Questo cosa comporta? Comporta, se vogliamo fare un discorso penale, che le nostre strade si usurano ancora di più e il territorio utilizzato viene allargato, perché da due vasche che erano la A e la B si passa a ulteriori 4 vasche che fanno 6, no? Le prime due soffrono di alcune perdite, quindi erano necessari degli interventi di ripristino delle prime due vasche. Si è ipotizzato in questa richiesta di fare ulteriori 4 vasche per un totale di 6 vasche, quindi potete immaginare l'enorme occupazione del suolo, la necessità di più consumo di acqua, di più fabbisogno idrico a scapito delle nostre risorse, il peggioramento dell'impatto ambientale, l'impatto d'origine che queste ulteriori vasche hanno su di noi, sulla popolazione, insomma si sente anche da qui, quando la discarica era aperta, l'odore, la puzza si sentiva anche da noi. Questa discarica insiste a 2 chilometri dal centro abitato, quindi è vicina alle famiglie, è vicina ai cittadini, è vicina ai turisti che vengono l'estate e che purtroppo, insomma, anziché ammirare le nostre bellezze, che forse non sappiamo neanche valorizzare, dovranno anche e patire questo nuovo impatto, e può darsi che cambieranno idea sulla destinazione delle vacanze future. Quindi il progetto viene ampliato, ma la proprietà parla di un miglioramento del progetto che non ritiene sia pertanto necessaria una nuova via. Invece il testo unico ambientale dice lì dove c'è una modifica, un ampliamento, è necessaria una nuova valutazione ambientale. Naturalmente l'idea è proprio quella di sottrarsi a questa valutazione dell'impatto ambientale, insomma, anche perché sarebbero forti le tesi contro la discarica e probabilmente non sarebbe autorizzata, quindi si sta cercando di sottrarsi a questi obblighi normativi. La richiesta del 2005 della via, inoltre, era a nome della Vergine SRL. Ora la proprietà è cambiata, quindi è anche giusto che venga valutato il nuovo soggetto. Quindi la valutazione oggi è nelle mani della provincia, che si è costituita nel processo che dicevo prima, parte civile di questo processo denominato di disastro ambientale. Quindi
ci si aspetta che la valutazione sia di un certo tipo, anche perché di parte civile, sì, nel processo del 2019, veramente si è costituito parte civile anche in comune di Taranto, però per qualche cavillo formale non è stato ritenuto buon fine la Costituzione. E quindi, dicevo, è qui che noi torniamo fermamente a ribadire, ringraziamo i comitati che si sono costituiti perché hanno riportato con forza e hanno unito tutti questi consigli comunali, tutti questi comuni, tutti questi attivisti contro la nostra posizione forte, contro la riapertura della discarica Vergine. Ed ecco perché venerdì 14 saremo in prima linea a Lizzano a sfilare contro la riapertura della discarica Vergine, venerdì proprio perché il 14 scadono i termini per l'autorizzazione ambientale. Pertanto riteniamo in questo modo, con un consiglio comunale aperto, di estendere la nostra posizione, che è quella del no a questo mostro ambientale che va ancora ulteriormente a deturpare quello che è il nostro territorio, che è già stato martoriato e che forse, insomma, adesso è il momento per noi di riscattarci da questo inquinamento che abbiamo subito negli anni. Grazie all'assessore all'ambiente per la certosina ricostruzione dei fatti. Intervento, prego, Angela. Come referente del gruppo Fratelli d'Italia di Fagiano, ribadiamo il nostro forte no alla riapertura della discarica, anche perché non dovremmo neanche stare più qua stasera, nessuno più dovrebbe fare consigli comunali, le leggi parlano chiare, abbiamo pagato, abbiamo dato come suola, abbiamo dato come territorio, abbiamo dato come tutto, non possiamo adesso ricominciare tutto da capo sulla pelle dei cittadini. Poc'anzi Piera diceva il turismo è tutto, va bene anche quello, però attenzione, noi non possiamo scordare l'odore acre che per anni abbiamo subito la sera quando dovevamo respirare l'aria verde, vedevamo i pini e poi sentivamo l'odore acre. Questo non ce lo possiamo più permettere, come non ci possiamo più permettere di essere catalogati Taranto città della morte, Taranto città della morte perché c'è l'Italside, adesso Taranto città della morte anche per le discariche, non ci stiamo, infatti il 14 saremo in prima fila a Lizzano per ribadire sempre il nostro no, noi siamo per la salvaguardia del territorio, forse green si è scambiato per grigio, green non vuol dire verde, non vuol dire grigio, grigio vuol dire verde, non vuol dire nero. Nero porta me a morte, il verde non dovrebbe portare morte. Sprechiamo, poi a questo punto sprechiamo soldi per fare i parchi, perché se poi facciamo i parchi e quel verde non lo dobbiamo respirare non facciamo più niente, perché sono soldi dei cittadini e i cittadini, siccome sono soldi loro, adesso devono essere rispettati e diciamo no alla riapertura della discarica. Bene, grazie Angela. Ci sono interventi da parte del pubblico, li posso. Prego. E a sinistra sta amico. Torno da questa parte, Michele. Buonasera. Allora, il mio intervento non è un intervento politico, perché insieme al gruppo che abbiamo messo su qualche settimana fa abbiamo deciso che non dobbiamo fare assolutamente una battaglia ideologica, perché non è il momento giusto. In questo momento i partiti non devono assolutamente intromettersi con le bandiere, perché il problema è un problema che riguarda tutti quanti. Io voglio fare giusto un piccolo cenno per quanto riguarda questa discarica. Qua si tratta di un problema particolarmente difficile, non vi è dubbio che è difficile, però dobbiamo fare una battaglia politica, non partitica.
politica. In che senso? Circa 25 anni fa il Parlamento europeo ha definito che l'Italia del meridione doveva focalizzare le sue attenzioni su tre parametri fondamentali: turismo, cultura e agricoltura. Oggi noi ci ritroviamo, dopo 40 anni di apertura di quella discarica, a parlare ancora di questa problematica, una problematica dannosa per il nostro territorio e in particolar modo per i 5 comuni che insiedono intorno a questa discarica. Sono 5 comuni, tra cui Fagiano, Roccaforzata, Monteparano, Fragagnano e Lizzano, un anello, ok? Un anello lì dove ci sono vincoli da tutti i punti di vista. Cioè, oggi a Fagiano, come a Lizzano, come a Rocca, come a Monteparano, se decidiamo di andare a edificare un'abitazione a ridosso della collina, del monte, o anche a valle, abbiamo seri problemi per autorizzazioni. E nel 2023 invece ci troviamo in un'area che è un'isola amministrativa della città di Taranto, okay? Dove non c'è nessun vincolo, non ci sono vincoli di nessun tipo, c'è chiunque è titolare di un lotto in quella superficie e è autorizzato a poter fare tutto. E nel 2023 questa è una cosa vergognosa. Faccio un passo indietro, sento in giro puntare il dito contro il comune di Taranto, contro il sindaco di Taranto, che ci sono ammazzate anche per lui sicuramente, contro il presidente della provincia, e ci sta, perché delle responsabilità politiche sicuramente ce le ha anche Rinaldo Merucci, però non è soltanto lui responsabile, perché in Italia purtroppo, ahimè, esiste una legge nazionale che in pochi ne parlano, compreso l'altro giorno sono incazzato anche con Iaia perché ha fatto delle annotazioni sulla stampa scorrente politicamente. Ripeto, non è una battaglia ideologica, è una battaglia politica contro il problema. C'è una legge nazionale che autorizza in Italia l'apertura di discariche perché ci sta il libero mercato sulle discariche di rifiuti speciali. Il piano regionale dei rifiuti prevede soltanto la pianificazione delle discariche per le discariche dei rifiuti solidi urbani. Sui rifiuti speciali non esiste. Allora, se vogliamo risolvere il problema, deve essere cambiata a livello nazionale questa legge, ok? Derogare gli enti locali a gestire direttamente queste problematiche, perché sono gli enti locali che conoscono il territorio in modo minuzioso e specifico. Sicuramente non è il Parlamento a Roma che conosce bene il territorio, un pochettino come il problema delle macro regioni quando parliamo di raccolta differenziata, che l'Italia è suddivisa in tre macro regioni, cioè un bar di Fagiano viene applicata esattamente la stessa aliquota che viene applicata a un bar sotto i portici a Napoli, e non è normale, perché Roma non sa i problemi e come funziona il territorio. Uno, molte volte si punta il dito contro Rinaldo Merucci perché dicono quelle isole amministrative di ritardo, sì, è giusto, però bisogna dire anche che un po' di tempo fa Merucci mise a disposizione quelle aree affinché i comuni limitrofi diventassero titolari di quei terreni. Soltanto il comune di Roccaforzata, per una questione anche di comodità, accettò questa proposta e prese una piccola area che è quella sulla croce dove ci sta la pizzeria. Il resto ovviamente intelligentemente non ha preso. Bene hanno fatto i comuni a non prendere quell'area, perché oggi se il comune di Lizzano, Fagiano, Roccaforzata, Monteparano o Fragagnano avessero messo nelle proprie tasche quella superficie, si sarebbero trovati con un problema imponente, perché come diceva giustamente Piero, in quell'area non è stata fatta una bonifica, è stata fatta una semplice messa in sicurezza, e la Lutum, per dimostrare che quella messa in sicurezza è stata fatta correttamente e che oggi quello è un sito non inquinante, intelligentemente che cosa ha fatto? Ha fatto i pozzi di ispezione a nord della discarica, un pochettino come se noi dobbiamo andare a fare la verifica delle acque piovane sulla discesa del comune, intelligentemente uno dove la farebbe la pozza di ispezione? La farebbe giù, invece no, l'Antum intelligentemente l'ha fatta al nord, e quindi ovviamente tutti i parametri al momento, essendo fatte le operazioni al nord, sono perfette. Infatti stiamo impugnando anche questa cosa perché è inconcepibile, non sta né in cielo né in terra. Sento anche molte volte attaccare la regione Puglia perché la ragione della regione interna non è così, perché addirittura era stato fatto un compromesso di acquisto da parte della regione Puglia delle due discariche, ok, per 500.000 euro con la vecchia proprietà Vergine, neanche chissà come mai per magia qualche giorno prima che si andasse dal notaio si è tirato indietro e quindi è passata la proprietà all'Antum, perché ovviamente avevano già pianificato tutto.
giustamente diceva Piera, che Salaputo ha rinunciato anche ai fondi regionali del comune di Taranto di 3+1 per fare la bonifica, insomma sicuramente il gatto ci covava e ci cova e continua a covarci. C'è un'altra possibilità che lo diremo sicuramente dopo il 14, che c'è il comune di Taranto in mano, può fare semplicemente un esproprio di quella superficie, ok? Perché siccome lei è titolare di quel territorio può espropriare quella superficie per pubblica utilità e c'ha le carte in regola per farlo. Capisco che ci vogliono dei soldi, ma lo può fare perché comunque sì, esiste un protocollo di intesa, per un istratto sicuramente l'avrà detto sia Donino che Piera, tra i comuni Fagiano, Lizzano, Roccaforzata, Fraga in Monte Parano e Taranto, per fare uno dei più grandi parchi naturali attrezzati di Puglia, che comprende circa 360 o 370 ettari se ricordo bene, per cui il comune di Taranto teoricamente potrebbe intervenire con quell'operazione, anche se sono convinto che gli interventi che stiamo facendo in questo momento come annotazioni all'ufficio provinciale dell'ambiente, sono convinto che porterà qualche frutto, perché insomma ci stiamo impegnando abbastanza. Ovviamente è importante che fino al 14 anche i comuni, tutte le associazioni, ma anche i cittadini singoli, ingegneri, studi tecnici, quante più note arrivano all'ufficio provinciale dell'ambiente di Taranto, meglio è per tutti, perché sicuramente qualche cavillo lo si trova per non dare questa autorizzazione. Premetto, questa non è un'autorizzazione definitiva per l'apertura della discarica, è il primo passaggio, ok, per poter poi intraprendere tutte le altre autorizzazioni che verranno a seguire. Cioè, che non si pensassero tutti quanti che se il 14 il responsabile del servizio firma quel certificato, la discarica si apre, perché è ancora lunga la procedura. Molte volte sento dire sì, vabbè, ma il presidente della provincia può intervenire nell'ufficio. Non è così. Non è così. Facevo prima l'esempio ad alcuni cittadini là fuori. Se io cittadino presento all'ufficio tecnico del mio comune un progetto per l'approvazione edificatoria per fare una casa, il sindaco non può dire al responsabile dell'ufficio tecnico, caro ingegnere o caro geometra, non devi autorizzare a Michele Vergine l'autorizzazione di quel progetto perché ce l'ho sulle scatole. Non è così, perché se Michele Vergine ha presentato un progetto e quel progetto risulta essere fatto con i control BIP, ok, il tecnico deve per forza firmare, non può tirarsi indietro. Per cui molte volte quando si fanno attacchi politici, anzi in questo caso partitici, ai soggetti, è la cosa più sbagliata che possa esistere, perché chi sta da quella parte, che ha chiesto oggi l'autorizzazione, vuole questo, che ci sia il conflitto tra i partiti, perché vuole distrarre l'attenzione da quello che è il problema reale che oggi stiamo affrontando. Per cui io invito tutti i presenti e tutti i cittadini che sicuramente ci stanno seguendo grazie a Pasquale Ficocelli che sta facendo la diretta Facebook, di venire il giorno 14 alla manifestazione di Lizzano, perché quanti più numerosi siamo, quanti più facciamo sentire la nostra voce, più diventiamo forti sul territorio, perché bisogna far rumore. Non bastano soltanto le note scritte, eccetera, eccetera. Bisogna far rumore, bisogna farsi sentire. E questa battaglia continuerà anche dopo sicuramente, anche perché come comitato che abbiamo costruito per il no, dove io sono uno degli artefici insieme al segretario di Lizzano Antonio Lecce, abbiamo preteso che all'interno di questo comitato non ci fossero simboli di partito, dove tutti possono partecipare senza metterci lo stemma del partito, e abbiamo deciso che con questo comitato affronteremo tutte le tematiche di tutti i territori della provincia, perché non è giusto oggi che associazioni che vengono dall'altro versante ci stanno dando una mano, quando avranno bisogno loro anche noi, tutti insieme dobbiamo stare sugli altri versanti per dare una mano. Grazie. Grazie Michele, ci sono altri interventi? Vai Mimmo. Qualche chiacchiera da capelli bianchi. Intervengo innanzitutto per ringraziare il sindaco e l'amministrazione di aver voluto convocare questa riunione in adunanza aperta. Giudico questo un atto importante, dirò perché. Stasera fa la stessa cosa anche Monte Parano, Rocca non abbiamo segnali, è uno dei comuni assenti, nonostante diciamo, abbiamo avuto il riscontro quasi,
da tutti i comuni, anche dal versante non nostro. Quindi quello che voglio dire con questo breve intervento, facciamo tesoro di questa riunione, anzi credo l'abbiamo fatta tardi, però è importante avere l'ausilio dell'opinione pubblica. Io questa storia la conosco da tanto tempo e giudico la discarica Vergine, Riga Verde Bianca, naturalmente un mostro, sapete, non si vede nei film, il mostro l'abbiamo sconfitto, ce l'abbiamo sotto i piedi, e questo nasce e suscita sempre nei film thriller, cioè quello che sta per morire si rialza e tira fuori il potere. Ed è il timore che ho, per cui quella che si sta costruendo, questa mobilitazione attiva nella quale tutti i partiti, è vero, ha ragione, quindi tutti i partiti finalmente rispondono a questa spinta popolare e dicono sì, ma io ho timore dei distinguo che vengono dalle istituzioni, perché quelle nel passato sono state quelle da una parte e dall'altra che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, dando ragione molte volte alla burocrazia, perché lì un po' si perde, cioè sul fatto del cavillo, dell'autorizzazione. Io già ho letto qualcosa in questi termini dei distinguo. Noi abbiamo un ritardo in Puglia, un ritardo cronico, del quale, diciamo così, le amministrazioni comunali, io, è una cosa che insieme alla nuova presidente dell'ANCI stiamo organizzando, quelle di mobilitare tutte quante le istituzioni, tutti quanti i comuni, perché si riveda il piano dei rifiuti e si cancelli la storia delle discariche. È una cosa che non si fa più, è superata dalla storia, superata dal modo di procedere in tutta Italia. Le discariche sono una cosa che non hanno più senso quando noi parliamo di economia circolare, quando noi parliamo di riciclo, quando facciamo uno sforzo invitando i cittadini a fare la differenziata, facciamo un'operazione che deve superare la discarica. Se torniamo a parlare di discariche, se continuiamo a fare discariche, peraltro in questo caso come in tanti altri casi non pubbliche, perché questo è l'altro elemento, quando si inserisce il privato ha una teoria, no? Cioè, non è un benefattore che investe e poi non deve avere un ritorno, questa è una chiacchiera. Il punto è che bisogna tenere in piedi Michele il comitato. Lo dico ai sindaci, lo dico a voi, manteniamo in piedi un movimento, perché altrimenti saremo un'altra volta sopraffatti dai distinguo. Bene, siamo in ritardo col piano dei rifiuti, sulla evoluzione, diciamo così, della raccolta. Non è chiaro, Piera, anzi devo fare un elogio a Piera, perché insomma, questa storia è talmente lunga che persino per noi che l'abbiamo vissuta diventa difficile ricostruire, mentre Piera è stata, diciamo così, preziosamente precisa, e questo di questo gli do atto e mi incoraggia, cioè, i giovani e le giovani generazioni sono il futuro di questo paese, quindi puntiamo molto anche su questo. Quindi dicevo, i distinguo stanno anche in questa direzione, che adesso si tornerà a dire, sapete che c'è un'emergenza, il piano dei rifiuti affronta un'emergenza. E quindi che cosa si dice normalmente quando c'è un'emergenza? Il comune non la vuole vicino casa, il comune non ha... Per cui se tutti ragioniamo così è chiaro che non si faranno mai e quindi non dobbiamo portare i rifiuti fuori dalla regione. E anche questa, diciamo così, è una chiacchiera, perché i sindaci già qualche anno fa li abbiamo messi insieme come ANCI e hanno dichiarato la propria disponibilità a individuare insieme le aree idonee alla collocazione di discariche, allora era ancora in voga le discariche. Perché si fa così? Ora sento dire un'altra cosa e distinto, ma noi non possiamo dire no, dobbiamo fare la procedura perché la legge prevede la procedura, altrimenti ci chiamano ai danni. Anche io mi sono trovato ad affrontare questa questione nella lunga vita di amministratore, e quando si fa un'ordinanza ho sempre detto a tutti quanti, attenzione, che le ordinanze comportano
un rischio, cioè quello che si ordina, c'era una volta un sindaco molto parlare che faceva l'ordinanza insieme alla terra, alla fine non si è trovato più, non sapeva più, perché poi l'ordinanza la devi eseguire poi in un modo o nell'altro. Allora, un'altra delle, delle cose che si sente dire adesso è quella di, ma sa, poi ci chiameranno i danni, poi, poi e la politica non c'entra, c'entrano le leggi. Pippino ha fatto un esempio sacrosanto. Il tecnico, il tecnicismo, la burocrazia è conseguente alla scelta politica, altrimenti la politica si ritira. Non è necessario avere il sindaco, avere il presidente del consiglio. Il burocrate, la burocrazia interviene quando c'è stata la scelta politica. Se c'è una scelta politica, conseguentemente la burocrazia deve attenersi. Se io ho deciso che in piazza Vittorio Veneto facciamo un palazzo a 10 piani e il sindaco di Baggiara presenta un progetto, io non più ho detto sì, noi dobbiamo rilasciare l'autorizzazione, possiamo, è una conseguenza della scelta politica. Morale della favola che qui era raccontata benissimo, noi non siamo in presenza né di una discarica, perché anche questo è un altro aspetto oscuro, non si capisce bene se questa è questa quindi si vuole riaprire una discarica di rifiuti speciali o se invece una discarica per rifiuti solidi urbani, perché l'emergenza pugliese c'è questo giravolta del privato, noi dice adesso vi butto qui perché queste sono le esigenze di cui ha bisogno la Puglia, o facciamo una cosa, perché è già successa questa cosa. Noi parliamo di una discarica e di un territorio che è stato martoriato in mezzo secolo, ci parliamo di mezzo secolo. Negli anni 80, negli anni 70, quando io sono diventato sindaco, la prima cosa che abbiamo dovuto affrontare era una cosa, se raccoglievo i rifiuti con traino, non c'erano i mezzi, l'altra cosa è il cancello chiuso da Vergine. Il prefetto ci chiamava e diceva sindaco, Vergine vuole l'aumento. I sindaci facevano l'aumento, dopo 6 mesi chiudevano un'altra volta i cancelli, dopodiché quella di scarica, la regione mia, ha fatto di tutto, lì è arrivato di tutto. La morale di Giancarlo Zaccaria, che lavorava all'Anio, raccontava che la notte lì non si capiva che cosa arrivava, ed è così. Ma anche ultimamente le emergenze del napoletano, le emergenze del leccese sono state riversate in termini di rifiuti solidi urbani nella discarica di rifiuti speciali. E quando li hanno beccato le procure di altre province, di altre regioni italiani, hanno beccato i danni con le fatture false, perché non portavano i rifiuti speciali, non portavano ben altro, si è aperta anche una voragine di natura giudiziaria. Quindi parliamo di una cosa che è tinta, non di facciamo la discarica perché serve e altrimenti dobbiamo portare i rifiuti fuori, parliamo di una cosa che per 50 anni ha imbrattato questo territorio e non basta. E non basta, cioè non bastano 50 anni di si continua, e non di che, si continua. Perché adesso se tu vai da Monte Marano verso Fragagnano, non c'è solo quella voragine a destra, vai avanti e ce ne sta un'altra, che è una cava di Ufri autorizzata a un'azienda di Lecce dal comune di Taranto. È diventata anche quella una mega area. Se andate sul satellite, l'area delle discariche al netto di Mendole, perché Mendole non è stata bonificata, Mendole è stata coperta da 1,5 metri di terra. Una volta ci siamo passati, quando ci fanno la manifestazione, si vede proprio il dislivello del terreno che è cresciuto. È un noto avvocato recese, quando siamo andati una volta lì a fare un sopralluogo, dice guarda sindaco, sono stati piantati i carciofi, c'erano i carciofi così. Prendi la zappa, ha detto avvocato Quinto, figlio, prendi la zappa, questi carciofi te li porti a casa e te li mangi tu. Vedi sotto che cosa ci sta. Vedi sotto che cosa ci sta, perché sotto ci verrà l'ira di Dio. Quindi, al netto di tutte queste chiacchiere che sentiremo dire, cioè, abbiamo bisogno delle discariche, altrimenti portiamo i rifiuti fuori, abbiamo bisogno di osservare la legge, altrimenti ci chiamano ai danni. Gli avete già anche questa storia che si era chiusa 2017,
ricordi, abbiamo avuto lo scontro con l'allora presidente della provincia e si è fatta finalmente l'ordinanza. Quell'ordinanza dice che adesso è superata. Nessuno mi ha detto come si fa a superare un'ordinanza. Perché è intervenuta la regione, un'ordinanza che, torniamo al discorso dell'ordinanza, che è stata emessa, o viene revocata, o viene coperta, o viene, non è più valida. Non è stato fatto nessuno di questi atti, quell'ordinanza è ancora in piedi. Il verbale e la delibera fatta con l'allora presidente della provincia, da tutti i sindaci, nella quale è stata fatta la storia, è stata data mandata al presidente della provincia di rapportarsi alla regione, di invitare a tutti i tavoli i comuni della provincia di Taranto per quel problema e per quella discarica. Quel provvedimento è ancora in piedi, ma nessuno se ne occupa più. E lì era chiesta una cosa importantissima, cioè quella della caratterizzazione che fa la storia della discarica. Senza quella cosa, che non si può fare, perché altrimenti devono mettere le gru a scavare la discarica, e già questa operazione comporterebbe un inquinamento stratosferico in un'area, ripeto, che se andate sul satellite voi vedete, al netto di Mentore, il puntino che raffigura l'area della discarica come un comune, anzi è persino più grande di un comune. Allora noi stiamo parlando di una cosa della quale basta, 50 anni sono stati basta, ma perché questo basta abbia efficacia dobbiamo stare attenti, sì, dobbiamo mettere in piedi un movimento con i sindaci che sia attivo, sorretto dall'opinione pubblica. Quindi da oggi in poi, ogni 15 giorni, ogni mese, perché i partiti sono finalmente unanimi su questa vicenda, teniamo accesa questa fiamma, altrimenti ci fregano un'altra volta. Ve lo dico, altrimenti ci fregano un'altra volta. E questa cosa non ce la possiamo permettere. Grazie Mimmo. Prego Mario. Buonasera, allora io sono Mario Santo, sono qui in rappresentanza del mio gruppo politico Progetto Futuro di Rocca Forzata. Scusate per l'emozione, però per me sono le prime volte che partecipo a questa situazione. Per me è stato abbastanza significativo essere qui presente. Ovviamente non partecipo come politico, ma come cittadino, ma più che altro per sensibilizzare i nostri amministratori attuali, neo amministratori di Rocca Forzata, ad attivarsi anche loro, a muoversi e non a giocare tra virgolette con altre stupidità, eccetera, ma questa è una sensibilità seria che coinvolge un po' tutta la comunità, come giustamente diceva il sindaco e la signora Pira. Io come persona sono 3 anni che lotto con un cancro e quindi sono maggiormente motivato a lottare e sensibilizzo tutti i cittadini di Rocca, innanzitutto sperando che loro vedano questa situazione su Facebook e altri social eccetera, a muoversi anche loro, attivarsi e partecipare a Rizzano questa grande manifestazione, e mi auguro che non si fermi qui. Grazie. Grazie Mario, ci sono altri interventi? I cittadini. È stato fatto un consiglio aperto, però voglio dire, di cittadini ne vediamo pochissimi. Togliamo chi ci segue sempre, oltretutto, come cittadini, non vedo cittadini. Dunque, questo è un problema serio. Se non lo capiamo, io adesso parlo da cittadina, parlo da mamma, parlo da persona anziana, perché gli anziani sono quelli che ricordano di più il passato, quando si viveva male, ma si stava bene, dicono sempre loro. E parlo di me. Se noi cittadini non siamo in grado di dire basta a questa situazione che davvero ci danneggerà tutti, cioè parliamo di nulla, ecco perché si fa il bello e il cattivo tempo. Come diceva Vergine, se il sindaco dice, il tecnico dice, ma il tecnico ha le leggi, qui le leggi ci sono. Scopa poco fa diceva,
ma quello ancora non è in atto, è stato fatto ma non è in atto. D'accordo. La colpa di chi è? Quello che io capisco è che dietro la discarica ci sono soldi, e là dove ci sono soldi è difficile poi da togliere, perché per 50 anni hanno fatto il bel tempo a discapito nostro, però i soldi non li hanno fatti i cittadini, perché se i cittadini avessero avuto un ritorno, forse non staremmo neanche qui a parlarne, ma i cittadini hanno avuto un solo ritorno, il cancro, come diceva il signore Roma. Per questo l'invito che io faccio, e soprattutto lo faccio davvero come donna, come mamma, come tutto, è svegliamoci come comunità di tutti i paesi, Taranto, Massa, di tutta la Puglia, perché la Puglia è arretrata di 50 anni, adesso stiamo lottando per la discarica vergine, ma dovremmo lottare per tante, tante cose, e non come questione politica, ma come cittadini, lo ribadisco. Grazie. La Regione Puglia da qualche anno ormai ha adottato un piano strategico che riguarda il turismo e la cultura, Puglia 365, non tutti forse ne hanno sentito parlare, però è un piano straordinario che riguarda la Puglia, appunto Puglia 365, e volge lo sguardo esclusivamente verso la promozione territoriale, il turismo e la cultura. Ecco, quello che voglio dire io, a parte tutto il resto che ovviamente la situazione è critica da quello che è, da quello che leggiamo, da quello che sentiamo, bisognerebbe fare attenzione, porre attenzione alla nostra attenzione anche sotto il profilo turistico, perché se perdiamo questa occasione la Puglia rischia di non colmare quel gap che ha rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, a tutte le altre realtà d'Italia. Rispetto al 2019 la Puglia ha avuto un incremento di arrivi dell'8,5% e di presenze dell'11,5%. Questo significa che il sistema Puglia sotto il profilo turistico funziona, e funziona grande, sta funzionando, non può che migliorare. Se noi diamo spazio alle discariche, purtroppo saremo costretti a rimanere relegati in fondo, non alle graduatorie, perché non c'è nessuna lista, non ci teniamo a stare in quella lista, in quella graduatoria, ma rischiamo di non costruire più il nostro futuro in quell'ambiente che caratterizza il nostro territorio. Questo significa che tutti coloro, i nostri figli per primi, che volessero avventurarsi giustamente per un posto di lavoro nella valorizzazione del nostro territorio, non potranno più farlo, perché a prescindere da qualsiasi idea politica o non, quello che conterà poi alla fine in soldoni sarà che in quel territorio non ci voglia andare perché c'è la discarica. Non ci voglio andare perché c'è l'IVA. Già godiamo purtroppo di pregiudizi forti rispetto a quello che vediamo a Taranto rispetto all'IVA, perché c'è l'IVA, ma piano piano quei pregiudizi si stanno convertendo in fiducia. Quindi la gente, anche se lentamente rispetto ad altre regioni dell'Italia, credono nel sistema Puglia. Onestamente non mi sembra il caso di far perdere alla Puglia, far perdere ai pugliesi, ai nostri ragazzi, ai nostri cittadini, questo treno, perché nel 2025 probabilmente le cose cambieranno, non ci sarà più Puglia 365, anche se la condizione relativamente al turismo continuerà ad essere viva, però non ci saranno più quelle condizioni che ci sono oggi per la crescita territoriale, per la crescita turistica e culturale del nostro territorio. Quindi stiamo ponendo oggi le basi per consentire ai nostri figli, o chiunque volesse intraprendere un lavoro, qualsiasi cosa legata al turismo, purtroppo non potrà più. Quindi un forte no da parte nostra alla discarica, esclusivamente perché vogliamo garantirci un futuro green, un futuro migliore, un futuro che ci appartiene, un futuro che naturalmente deve essere il nostro e di cui siamo padroni. Grazie. Ci sono altri interventi? È chiaro che prima si ringrazio tutti per la partecipazione, ancora dicendo il nostro no forte all'apertura della discarica, ma è chiaro che mi sono tenuto alla fine il discorso della partecipazione. Noi più volte incitiamo i cittadini a partecipare alla vita politica, perché guardate, non si può, sui social si può fare tutto,
ma io sono convinto che politica, l'amministratore, non si può fare sui social. Quando vedi che la gente non partecipa a questi incontri, incontri dove si parla del futuro dei nostri figli, dove si parla di ambiente, dove si parla di tumore, dove si parla di malattie dei bambini che aumentano sempre di più, e vedi la sala consigliare con delle persone che hanno nel cuore e che hanno vissuto la discarica Vergine, quindi io sono fortemente preoccupato di questo. E il Covid ci ha messo del suo, perché già prima del Covid c'era un certo disaffezionamento della politica, no? Oggi, oltre al disaffezionamento, c'è proprio il, lasciatemi passare il termine, forse il menefreghismo di quello che accade a un metro di distanza di casa nostra o dal nostro sedere. Guardate, questo per me è una cosa veramente bruttissima, brutta. Noi dobbiamo iniziare a parlare ai nostri figli, perché non c'è più dialogo. Non c'è più dialogo, se noi vediamo su Facebook persone, 3-4 persone, fanno vedere le immagini su Facebook che stanno su una panchina, tutti e quattro con cellulare, nessuno che parla. Vedi al mare le persone sotto l'ombrellone, una famiglia, due famiglie, tutti e 10 persone con cellulare, ma tra di loro non c'è dialogo. Guardate, questo io non so dove andremo a parare. Guardate, io sono fortemente preoccupato. Noi domani dovremmo di fare nuovi amministratori, ma non li possiamo fare su Facebook, dobbiamo fare di persone, dobbiamo insegnarli a venire al microfono a parlare, perché anche se tu lo fai migliaia di volte è come se fosse sempre la prima volta il microfono fa paura, ma come facciamo noi ad insegnare ragazzi a farli frequentare se non vediamo nessuno? Poi se succede qualcosa in Pineta, una piccola stupidaggine, vengono fuori tanti ambientalisti, tanti animalisti, oggi... Ripeto, questo l'ho lasciato alla fine perché credo che sia una cosa importantissima. Noi oggi stiamo combattendo un mostro, stiamo dicendo no al futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, e questo è il risultato. Ma comunque questo non deve scoraggiarsi, dobbiamo continuare ad andare avanti. Io vi invito il 14 ad essere presenti alla manifestazione, perché è molto molto importante, ma continuare a lavorare insieme per il futuro dei nostri figli, dicendo no adesso alla riapertura della discarica Merci. Ci vediamo tutti quanti il 14 a Lizzano. Grazie per la partecipazione. Chiedo si sciolgo c'è scritto facciamo. Sì, un attimo che votiamo, devo votare il punto all'ordine del giorno. La cosa più importante. Queste cose poi ti prendo, sì. Angela, perché l'ho sempre. Organizziamo le assemblee dove si parla del nostro paese, voglio dire, alla fine uno lavora e poi non ha un riscontro, non è manco bello. Quindi il punto all'ordine del giorno era istanza di autorizzazione integrata ambientale, ex articolo 29 ter del decreto legislativo 152/2006, relativa alla riattivazione di un'installazione di smaltimento rifiuti non pericolosi ubicata in località Palombara nel comune di Taranto, presentata dall'Utum SRL della provincia di Taranto. Favorevoli? Unanime. Immediata esecutività come sopra. Bene, grazie a tutti e ci vediamo il 14 a Lizzano. Buona serata. Grazie.